Ciao amici, è arrivato il caldo e come facciamo a tenerci freschi? Ci mettiamo di fronte all'aria condizionata? Io non la sopporto. Meglio rinfrescarsi a tavola. Sudando molto perdiamo sali e minerali e ci sentiamo stanchi. Ecco allora i cibi anti-caldo, anti-stanchezza e i loro benefici. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Come regola generale, bisogna introdurre nella dieta frutta fresca e verdura cruda, perché sono alimenti ricchi di acqua, quindi idratati. Velocemente. Si mangiano freddi, quindi abbassano la temperatura interna del corpo, apportano sali e minerali, quindi ci ricaricano di energia. E poi sono più facili da digerire perché semplici, non fritti e con condimenti leggeri. Sì, ma quali alimenti in particolare? Eccoli qua! Anguria! Frutto simbolo dell'estate, l'anguria è ricca di potassio, ha tanta acqua e poche calorie, rimineralizza, idrata le cellule e abbassa la temperatura corporea. Può essere consumata anche a metà mattina o pomeriggio come spuntino salutare o come alimento speciale per fare la dieta dell'anguria, come ho spiegato in questo video. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Pomodori! Anche il pomodoro è un cibo rinfrescante, ricco di licopene, acqua e sali minerali. Il colore rosso è dato dalla quantità di beta-carotene e antiossidanti. Può essere consumato crudo per favorire l'idratazione, ma anche leggermente scottato per aumentare la biodisponibilità di licopene e beta-carotene, come ho spiegato in questo video. Carote sono un'ottima fonte di beta-carotene che contrasta i radicali liberi e l'invecchiamento cellulare. Hanno anche vitamina K, B6, biotina, vitamina C e sali minerali come potassio, rame e manganese. Le carote grattugiate possono accompagnare tutte le pietanze estive oppure vanno bene anche come spuntino rinfrescante antifame. Spaghetti di zucchine. Esiste la farina di zucchine? No, sono spaghetti fatti con striscioline di zucchine crude. Sono freschi e idratanti. Le zucchine sono detox, dimagranti, ricche di acqua, acido folico, clorofilla, potassio e tanti altri sali minerali. La ricetta per fare degli spaghetti di zucchine buonissimi con anche il sugo crudo la trovate in questo video qui. Acque aromatizzate. Sono un modo sfizioso e pratico per idratare, rinfrescare e in molti casi fare detox e combattere la cellulite. Basta mettere in un barattolo di acqua alcuni ingredienti drenanti, diuretici e rinfrescanti, tagliati a piccoli pezzi come cetriolo, menta, basilico, rosmarino, limone, lime, zenzero. Trovate molte ricette sfiziose, dissetanti e dietetiche in questo video dedicato. Per dimagrire e stare in forma in estate e tutto l'anno, basta iscriversi al canale, è facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia consapevole e vivi meglio. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!